si fa molta divulgazione scientifica, ci sono numerosi esperti che illustrano le frontiere raggiunte dalla ricerca o cercano di dipanare i dubbi su questioni al centro dei più accesi dibattiti. Tuttavia manca quasi del tutto una prospettiva storica, uno sguardo al passato, e questo anche a scuola, dove la storia della scienza è una materia che sfugge ai programmi ministeriali. E così i professori, già oberati, faticano ad approfondire l'argomento. La storia della scienza infatti viene trattata in parte durante le ore di storia e filosofia, in parte durante le ore delle materie scientifiche, ma non ha uno spazio dedicato. Così capita, ad esempio, che gli studenti sentano parlare di Galileo filosofo e, nelle ore di scienza, di Galileo fisico e matematico e non capiscano il collegamento fra queste due sponde. Più in generale non capiscano il collegamento fra filosofia e scienza, non colgano l'importanza delle materie umanistiche all'interno del progresso del sapere scientifico. Per questa ragione ho deciso di dar vita a questa rubrica e di condividere con voi una serie di video della durata di pochi minuti, nei quali tratterò con ironia e, se possibile, leggerezza alcuni spaccati della storia della scienza che ci aiutano però a riflettere su questi aspetti. Questi video possono essere condivisi direttamente con gli studenti oppure possono aiutare quel costante processo di aggiornamento, studio e riflessione che accompagna il lavoro dei docenti di tutte le discipline delle scuole superiori. La speranza è quella di favorire domande, curiosità, interesse nei confronti di un passato che ci insegna a riflettere sui valori della scienza e che permette dunque di affrontare con più consapevolezza i temi trattati poi a scuola nelle diverse discipline. Settimana prossima, ad esempio, parleremo di Newton, del suo brutto carattere, della sua passione per la magia e di come questi elementi abbiano avuto un ruolo centrale nella scoperta delle leggi dell'universo e dunque di come Newton, e forse non solo Newton, sia un personaggio in realtà molto distante dallo stereotipo di scienziato che noi oggi abbiamo. Dunque, grazie e buona visione.